mistero che è la vita. Salutiamo intanto Roxy Rosa, Gina De Castan, Manuel e per adesso basta. E vediamo un attimino come di esplorare, diciamo, questa dimensione che è trattata spesso nel buddismo, soprattutto nell'area tibetana, diciamo, del buddismo, che tratta queste tematiche che sono legate alla morte, al bardo e alla rinascita. Salutiamo anche Green Apple. E vediamo quindi come si materializza, come si manifestano queste situazioni, come si manifestano queste cose. E allora, cerchiamo di capire un attimino. Intanto, partiamo da considerazioni alle quali tutti possono ovviamente fare riferimento. Noi siamo tutti nati fondamentalmente in uno stato di incoscienza, anche la nostra nascita. Io non so se qualcuno di voi ricorda la propria nascita. Ci sono delle tecniche, no, che dicono il rebirthing, cioè, però poi alla fine. Sì, si fanno pratiche di respirazione, eccetera, ma di fatto non ci ricordiamo la nostra nascita. La coscienza di noi stessi, bene o male, si fortifica con la crescita, cioè verso 3-4 anni, diciamo, emergiamo un po' dal caos dell'inconscio, fondamentalmente. Inconscio significa non cosciente, che tra l'altro è la nostra parte maggiore. E quindi abbiamo anche i primi frammenti, fondamentalmente. Nei primi momenti, diciamo, in cui si risveglia la coscienza e la memoria, diciamo che è un processo comunque graduale, no? Noi ricordiamo poco della nostra vita, infantile, ad esempio. Normalmente quando andiamo indietro nel tempo possiamo arrivare a ricordi di 10 anni, 9 anni, insomma, soprattutto se c'è stato qualche ricordo spiacevole. Ovviamente i ragazzi, gli adolescenti anche hanno un senso di immortalità, no? La morte sembra qualcosa di lontano, qualcosa di impossibile. Anche per i bambini, fondamentalmente la morte non viene quasi presa in considerazione, almeno normalmente non viene presa in considerazione. Poi col tempo, diciamo, si iniziano a percepire tutte le situazioni, diciamo, in cui le persone muoiono. Ah, ok, scusate un attimo, scusate un attimo. Chi è? Chi è? Chi è? No, no, grazie, salve, salve. Scusate un attimo, ma devo ripartire, devo ripartire.